Ha parlato anche di quella che viene, lei ha detto impropriamente, chiamata piccola criminalità. Possiamo dire che Ballabio sia un paese in cui c'è emergenza da questo punto di vista? Assolutamente no, i dati non dicono questo, non c'è un'emergenza criminalità. Ovviamente dobbiamo mantenere una dimensione realistica del problema e quindi non trasformare neppure, al contrario, un piccolo episodio di criminalità in una situazione di insicurezza generalizzata. Serve in questo il lavoro delle forze dell'ordine che devono lavorare in maniera integrata con le amministrazioni locali. Perché se le forze dell'ordine hanno il compito di fare la prevenzione e la repressione dei reati, molto possono fare anche i comuni in termini di prevenzione sociale, in termini di prevenzione che gli addetti ai lavori chiamano situazionale, è quella appunto legata alla tecnologia e alla videosorveglianza, e in termini di prevenzione comunitaria, cioè la sensibilizzazione dei cittadini a partecipare, a segnalare le cose che non vanno, in modo che, poiché non possiamo avere un carabiniere dietro ogni angolo di strada, la comunità si faccia parte responsabile di garantire la sicurezza.